Salve a tutti gli amici di Professione LED, oggi vi facciamo vedere come realizzare una illuminazione con le strisce LED RGB digitali, in questo caso sono 40 metri di striscia digitale. È un lavoro che stiamo eseguendo per il nostro cliente e quindi abbiamo provato a banco prima tutto il lavoro. Abbiamo preso spunto per farvi vedere i collegamenti e alcuni dettagli tecnici che sicuramente vi possono interessare. Allora, intanto per quanto riguarda i collegamenti a fine striscia, vi facciamo vedere, adesso spegniamo alcuni dettagli tecnici. Allora, la striscia all'inizio e alla fine ha questi connettori maschio-femmina rapidi. Allora, come voi potete notare, qui la striscia ha una freccia di funzionamento. Quindi noi abbiamo collegato la fine della prima striscia con l'inizio della prima striscia, ma come potete notare qui, la seconda striscia ha la freccia nel senso inverso, o meglio, noi perché abbiamo dovuto fare, diciamo, le strisce messe in questa posizione, ma in realtà il segnale andrà sempre nella stessa direzione, quindi girerà ma andrà sempre nella stessa direzione. Questo è importantissimo perché se io qui collego l'altra parte della striscia, quindi faccio che questa freccia va contro questa qui, le strisce non funzioneranno. Questo è molto importante. Come potete notare, ogni striscia ha dei cavi aggiuntivi di alimentazione che noi nel fine striscia non abbiamo utilizzato, ma adesso vi facciamo vedere dove li abbiamo inseriti. Intanto adesso rifacciamo un'immagine d'insieme, vi facciamo vedere alcuni giochi davvero belli che abbiamo la possibilità di fare su queste strisce. Possiamo anche fare i colori primari, ok? Ma abbiamo dei giochi veramente bellissimi che possiamo realizzare per molti scopi. Quindi per quanto riguarda bar, locali e quant'altro. Avete visto come, diciamo, si realizzano dei giochi di luce? Perché la centralina che noi utilizziamo ha 300 giochi preimpostati. Poi in un altro video vedremo come ci sono centraline programmabili e poi addirittura ci sono centraline dove in live, creando delle strutture molto complesse che vi faremo vedere, in live si possono caricare e far vedere video di YouTube, la TV e quant'altro. Adesso andiamo a vedere i collegamenti all'inizio, quindi dove c'è la centralina. Allora, come potete vedere, qui continua la scheda di giochi, se ne possono fare veramente di innumerevoli, sempre più belli. Allora, in questo caso specifico, adesso io spengo nuovamente la striscia, potete vedere come noi qua abbiamo il nostro controller. Allora, abbiamo un alimentatore di adeguata potenza, in questo caso 360 watt in 12 volt, perché qui ogni striscia assorbe 36 watt. Ovviamente dobbiamo considerare 36 watt quando accendiamo il bianco perché è il massimo assorbimento. Siamo andati a prendere l'inizio della prima striscia e abbiamo messo il DIN, che è il cavo verde, quindi il cavo dei dati, il bianco è il cavo di comune negativo e poi il positivo 12 volt e siamo entrati in questa striscia qui. Abbiamo visto dall'altra parte che questi morsetti portano poi a tutti quanti il segnale. Cosa abbiamo dovuto fare però da questa parte? Abbiamo dovuto tirare una seconda linea di alimentazione con i morsetti vago che abbiamo già visto. Abbiamo dato alimentazione ad alcuni punti della striscia, quindi da qui abbiamo derivato l'alimentazione a fine striscia. Abbiamo dato alimentazione a queste strisce qui, poi abbiamo dato alimentazione qui, positivo e negativo, e anche all'inizio striscia, in modo tale da stabilizzare la tensione, in quanto se la tensione non è stabilizzata, voi vedrete che alcune di queste strisce non faranno correttamente i colori, semplicemente perché non gli arriva la tensione corretta e quindi non possono funzionare a dovere. Adesso io vi riaccendo la striscia d'insieme e vi faccio vedere una cosa. Allora, andiamo su colore singolo. Allora, queste strisce qui non vanno considerate con numero di LED, ma vanno considerate con numero di pixel. Adesso accendo un colore singolo e vi faccio vedere questa cosa. Perché numero di pixel? Significa ogni tre LED sono un pixel. Adesso vado a colore singolo. Ecco qua. Vediamo se riesco a bloccare il colore singolo. Ecco qua. In questo caso noi abbiamo 400 pixel, questi sono 1200 LED, ogni 3 LED è un pixel, quindi 3 per 400, 1200 LED, 400 pixel. Questo perché vi faccio vedere come bisogna spegnere la centralina, tenere premuto questo tasto e questo ci dice il numero di pixel che noi stiamo utilizzando. Guardate, se io vado a diminuire il numero dei pixel, cosa accade qua nella striscia?
Semplicemente si spengono i pixel, vedete che si spengono a 3 a 3? Quindi in questo caso noi stiamo utilizzando 383 pixel. Se io vado a fare funzionare la striscia così, voi vedrete che la striscia, semplicemente quei pezzi non si accendono, ma non perché la striscia sia rotta, ma perché non sono stati dati il giusto numero di pixel al controller. Questo accade anche se io faccio un metro, sono 30 LED, dovrò dare 10 pixel, se no su un metro non si vedranno i giusti giochi di luce, si vedrà un pezzetto di gioco di luce. Infatti adesso io cosa faccio? Spengo, tengo premuto nuovamente mode speed, come avete visto, e col più e il meno vado a riportare a 400 pixel e vedete come qui si vanno accendendo tutti i pixel fino all'ultimo. Poi do on off, così fisso il gioco di colore e adesso funziona tutto come prima. Siamo sicuri di avervi dato delle interessanti informazioni. Se avete dei progetti complessi di questo genere potete contattarci sia da YouTube sia dal nostro sito professionelled.com, dove saremo felici di aiutarvi e a fare in modo di poter realizzare i vostri progetti in RGB digitale. Alla prossima!